Ecco l'ingresso in campo delle due squadre. Naturalmente Pescara Reggiana è il big match della settima giornata del girone di andata. Nel Pescara non ci sono Frascatore e Drudi, rientra in grosso Cancellotti nel cuore della difesa, sempre 3-4-3 la novità, Diambo dal primo minuto, prima presenza titolare in campionato davanti Clemenza, De Marchi e Dursi. Nella Reggiana out Scappini, 3-4-3 davanti Rosafio, Zamparo e Neglia, parte dalla panchina Lanini, in mezzo al campo Cigarini e Sciaudone, mini turnover anche da parte del tecnico Aimo Diana. Dunque il big match di questa giornata con la Reggiana, che ha incassato fino a questo momento soltanto un gol, seconda giornata contro il Modena. Il portiere Venturi è praticamente imbattuto da oltre 400 minuti, c'è questa prima offensiva della formazione ospite con il sinistro di Guglielmotti, non si fa trovare il preparato di Gennaro, al settimo era uscito per infortunio Venturi, il portiere al suo posto Matteo Voltolini. Si continua a giocare, siamo al 34esimo del primo tempo, sempre sul parziale di 0-0. Esce bene, palla al piede, allarga il gioco la Reggiana col cross del numero 3 Contessa, forse in posizione irregolare, Guglielmotti che controlla probabilmente anche con il braccio, ci sono le proteste da parte dei difensori della squadra biancazzurra. Il diagonale di Guglielmotti, classe 94, che non lascia scampo al portiere del Pescara Raffaele Di Gennaro. 1-0 Reggiana al minuto 34 nel corso del primo tempo. Pescara comunque ordinato, equilibrato, il miglior Pescara sotto questo profilo della stagione. Eccolo qui di nuovo il gol, il tiro incrociato dell'esterno destro della squadra di Aimo Diana, ma il Pescara reagisce immediatamente, c'è questo lancio in area, bravo De Marchi a prendere posizione, anticipare il suo dirimpettaio, palla indietro e poi c'è il rimpallo che appunto viene sfruttato alla perfezione da Dursi, è un rigore in movimento fortunato sicuramente nel rimpallo. Il Pescara non può sbagliare da quella posizione, Eugenio Dursi, il primo gol in campionato per il classe 1995, entra in azione anche Rasi, poi c'è un rimpallo, ripetiamo, favorevole che viene sfruttato alla perfezione dall'attaccante biancazzurro, primo gol, ripetiamo ancora una volta, in questo campionato per Dursi. Poi nella ripresa entra Ferrari che prende il posto di Clemenza con De Marchi che viene spostato sulla fascia, passa soltanto un minuto, c'è l'aggressione alta da parte dei biancazzurri, una pressione proprio sul portatore di palla, bravo nella circostanza Rasi che costringe all'errore Guglielmotti, poi guardate Diambo che ispira splendidamente Ferrari, glaciale, occhi negli occhi, faccia a faccia con il portiere Voltolini. È passato un solo minuto dal suo ingresso in campo, il Pescara la ribalta, Pescara in vantaggio 2-1 per i biancazzurri, il secondo gol con la maglia del Pescara in campionato per l'attaccante italo-argentino, bravissimo Rasi nella circostanza, costringe all'errore Guglielmotti e poi l'assist pregevole di Diambo. Non è in fuorigioco Ferrari, almeno così sicuro sembra, e poi il pallone che viene appunto controllato dal centravanti biancazzurro, bravissimo nella circostanza, faccia a faccia col portiere Voltolini, è riuscito proprio a mantenere la giusta tranquillità. Cambia qualcosa anche il tecnico della Reggiana Aimo Diana, passa al 4-2-3-1 con l'ingresso di Lanini, è entrato anche Radrezza, era entrato in precedenza, 4-2-3-1 e c'è questo, proprio questo cross, questo invito in mezzo con il colpo di testa di Lanini al 74esimo, grandi proteste da parte della squadra biancazzurra per una presunta posizione irregolare dell'attaccante della Reggiana, che forse c'è, chissà, poi vedremo col commento di Fabio Ferraresi, c'è questo invito in mezzo lasciato colpevolmente solo Lanini, praticamente a due passi dalla porta difesa da Raffaele Di Gennaro, 2-2 al minuto 74 nel corso di questa partita, poi succede di tutto, siamo all'83esimo minuto, c'è questo appoggio per Diambo in ritardo, era molto stanco, esausto Diambo, era stato già ammonito, in ritardo su Cigarini, estrae il secondo
secondo giallo il direttore di gara Maranesi di Ciampino. Dunque Pescara in 10 uomini al minuto 83, rivediamo, insomma il fallo non è cattivo, sicuramente in ritardo, ma era molto stanco Diambo, probabilmente doveva essere sostituito prima. Diambo che è stato tra i migliori del Pescara almeno per 75 minuti. Dunque Pescara in 10 uomini, ultimi 8 minuti, recupero compreso, ma c'è dell'altro perché adesso è la Reggiana che attacca con un uomo in più, c'è questa verticalizzazione, esce Di Gennaro a valanga su Zamparo, calcio di rigore e il direttore di gara incredibilmente estrae anche il rosso all'indirizzo dell'estremo difensore biancazzurro. Siamo all'88esimo, calcio di rigore per la Reggiana, qui insomma si fa trovare preparata la difesa biancazzurra, si fa tagliare fuori da questa imbucata centrale dei giocatori della Reggiana, il fallo di Di Gennaro c'è, il rosso viene contestato giustamente dai giocatori del Pescara. Pescara in 10 uomini, esaurito tutti e tre gli slot Auteri concessi dal regolamento, tre pali c'è Rizzo che aveva preso il posto di Dursi, batte Zamparo che non sbaglia, 90esimo minuto, ribalta la situazione la Reggiana, Pescara 2 Reggiana 3, il rigore calciato con grande freddezza da Zamparo, ma tre pali, ripetiamo, c'era Rizzo perché il tecnico del Pescara aveva esaurito tutti e tre gli slot concessi dal regolamento. Ecco qui di nuovo rivediamo l'esecuzione di Zamparo, classe 1994, da tre stagioni nella Reggiana, era stato decisivo con 21 gol nel 2019 nella promozione della Reggiana dalla D alla C, poi 7 gol l'anno successivo, altra promozione in Serie B. C'è la seconda, o meglio la terza sostituzione di questa gara al 92esimo, entra malissimo, un'entrata anche pericolosa di Rosafio su Rizzo, rosso diretto estratto dal direttore di gara il signor Maranese di Ciampino. Dunque Reggiana in 10 uomini, Pescara in 9, ma siamo nei minuti di recupero, tre pali tra l'altro, va ora Ianes, non più Rizzo, al 95esimo ci sarà un'altra opportunità per la Reggiana in superiorità numerica, l'espulsione, ripetiamo ancora una volta, di Rosafio, e c'è la parata, l'intervento proprio di Ianes sul calcio di punizione di Eric Lanini. Finisce qui la partita a Pescara, Reggiana batte Pescara 3-2, il primo stop in campionato per l'11 di Gaetano Auteri.